Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti a una nuova edizione del TG6. In apertura la vertenza Brioni nell'ultimo incontro tra sindacati e la proprietà del marchio dell'alta moda maschile. È stato raggiunto l'accordo atto a proseguire il necessario riequilibrio economico-finanziario della società, cercando di contenere il più possibile l'impatto sociale ed occupazionale. Ce ne parla Stefano Recanati. Filtem, CGL, Wiltech, Will, Femca, CISL con le rispettive RSU di stabilimento e con la società Roman Style si sono riunite presso la Confindustria Chieti Pescara per giungere ad un accordo sulla gestione dei 321 esuberi dichiarati dall'azienda Brioni il 13 aprile 2021 presso il Mise. Dopo una lunga ed ampia discussione si è trovata una soluzione per la gestione dei suddetti esuberi. Un percorso è legato al prepensionamento e uno è legato all'uscita volontaria per i non prossimi alla pensione. In dettaglio, a tutti i lavoratori che aderiranno fino al 31 dicembre 2021 e che matureranno il diritto al pensionamento durante il quinquennio 2021-2025 sarà garantita un'integrazione del trattamento economico Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Cassa Integrazione Straordinaria NASPI a partire dal mese di firma dell'accordo e sarà riconosciuto un importo aggiuntivo a titolo di incentivo dal primo mese dalla firma e fino alla maturazione del diritto alla pensione o al massimo fino al 31 dicembre 2025. Anche con riguardo ai lavoratori non prossimi alla pensione, la società riconoscerà delle somme aggiuntive a titolo di incentivo all'esodo per l'intero periodo di copertura degli ammortizzatori sociali della Cassa Integrazione. L'accordo prevede inoltre l'introduzione di un incentivo aggiuntivo differenziato per due fasce di età e con riguardo ai nuclei familiari con un figlio minore o con particolari situazioni di disagio sociale, a ulteriore tutela di determinate categorie di lavoratori. Inoltre l'accordo prevede anche percorsi individuali e collettivi di ricollocamento outplacement gestiti da una società leader del settore e con una fortissima presenza sul territorio abruzzese, in particolare nella provincia di Pescara, che forniranno ai lavoratori la più completa consulenza sia su aspetti pensionistici che di ricollocamento. Le organizzazioni sindacali e le RSU hanno specificato che qualora dovessero intervenire aggiornamenti normativi in materia di ammortizzatori sociali durante l'applicazione del presente accordo, si faranno promotori per l'applicazione degli stessi. Le organizzazioni sindacali rappresentate da Antonio Perseo, Deborah Del Fiacco e Leonardo D'Addazio esprimono soddisfazione per il risultato raggiunto e confidano che tale accordo, unitamente al piano industriale di rilancio che l'azienda deve mettere in campo, porterà al contenimento degli esuberi annunciati. Una buona notizia, c'è questo accordo, sicuramente c'è sia una riduzione dell'impatto sociale a livello di esuberi e comunque abbiamo degli accompagnamenti morbidi con dei prepensionamenti e degli incentivi all'esito, quindi sicuramente, come dicevo, una notizia importante. Noi come regione faremo la nostra parte, a breve convocherò un tavolo per coinvolgere le parti sociali, anche logicamente il comune di Penne, perché è il comune in cui insiste questa azienda, in cui ci sono tantissimi lavoratori. Logicamente come regione metteremo in campo tutte quelle misure di nostra competenza, di politiche attive, di formazione, eventualmente per riqualificare i tanti dipendenti che logicamente sono disponibili a ricollocarsi in altre aziende. Il ministro per il Sud Mara Carfagna questa mattina in visita al porto di Ortona ha annunciato lo stanziamento di risorse aggiuntive per oltre 19 milioni di euro per quanto riguarda quell'importante porto d'Abruzzo. Jacopo Forcella. Risorse aggiuntive per oltre 19 milioni di euro per potenziare le strutture del porto di Ortona lo ha annunciato il ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna nella prima tappa del suo tour odierno tra Abruzzo, Marche e Umbria. La visita nel porto più importante dell'Adriatico tra Ancona e Bari è servito anche per fare il punto sulla ZES abruzzese che, in attesa del via al commissario Mauro Miccio, coinvolgerà la struttura portuale ortonese. L'impegno che abbiamo voluto mettere su Ortona, ha spiegato il ministro, è perché siamo consapevoli delle sue potenzialità all'interno delle riforme all'esame del decreto semplificazioni. Nei miei giri al sud sono già stata a Messina per superare le annose questioni delle baraccopoli, adesso qui a Ortona per accelerare sul piano nazionale di ripresa e resilienza e sul contratto istituzionale di sviluppo. Ora tocca a regione e comuni. Gli imprenditori, ha concluso il ministro Carfagna, sanno bene cosa sia la ZES, la comprendono bene. Per il senatore forzista Nazario Pagano si tratta di mettere
mettere in concreto realmente in rete il porto con tutte le infrastrutture alle sue spalle, con i collegamenti a terra, la linea ferroviaria, le strutture industriali della Val di Sangro, l'allargamento della banchina, solo per questa saranno spesi 13 milioni di euro. Dragaggio per i fondali per permettere l'arrivo di navi più grandi con maggior pescaggio, insomma, conclude Pagano, da Ortona a Vasto per permettere anche il coinvolgimento di investitori anche esteri, perché si sa che la zona economica speciale favorisce investimenti, facilitazioni fiscali, riduzioni molto attrattive per le aziende. Oltre 100.000 euro stanziati dalla Regione Abruzzo per rimuovere le sostanze tossiche prodotte dalle industrie chimiche nel comune di Bolognano. Una via di Piano d'Orta sarà così liberata, ma ora, dopo anche la sentenza del Consiglio di Stato contro il Ministero dell'Ambiente, si attende la bonifica dell'intero sito di interesse nazionale. Parte dei rifiuti tossici di Piano d'Orta nel comune di Bolognano saranno rimossi. La regione ha stanziato circa 112.000 euro per la bonifica permanente della zona, così da liberarsi dei rifiuti speciali ereditati dall'industria chimica. E noi in questo caso specifico ci troviamo di fronte ad un'area pubblica che poi non è in realtà una strada, adiacente a 15-16 nuclei familiari e abitativi, chiamata Via Nelli, dove questa strada è interrotta da questo cumulo di rifiuti. Ci siamo come amministrazione immediatamente attivati con i buoni uffici, con la regione, per arrivare al punto che a distanza di tempo siamo riusciti ad ottenere questo piccolo finanziamento, che per noi è una risorsa, essendo un comune che fa fatica come i piccoli comuni, siamo proprio quasi con le problematiche economiche per poter sobbarcarci questi oneri per la bonifica. Una volta aggiudicata la gara per la bonifica, ci saranno 60 giorni di tempo per portare a termine i lavori. Nel frattempo Arta e amministrazione stanno vagliando la zona per capire la portata dell'inquinamento nelle zone che perimetrano ma non rientrano nel sito di interesse nazionale. Oramai da 20 anni è, diciamo, oltraggiato dal punto di vista ambientale, di salute, nei confronti dei cittadini che io devo rappresentare in tutte le forme, sia politiche, amministrative e sovraccomunali. Sarà cura di questa amministrazione far sì che questi fondi, una volta sottoscritto la famosa convenzione, verranno immediatamente in urgenza spesi, fatta una gara d'appalto per poter arrivare a rimuoverli, portarli in discarica e nello stesso momento caratterizzare il sottosuolo da dove stavano depositati già dal 2014 questi rifiuti, per riuscire a capire se abbiamo un ulteriore inquinamento. E ora, dopo l'ultima sentenza del Consiglio di Stato contro i rallentamenti causati dal Ministero dell'Ambiente, si dovrebbe procedere anche alla bonifica del SIN di Bussi, la più grande discarica d'Europa. I lavori dovrebbero essere effettuati dalla belga Decdeme e risarciti da Edison in base al principio di chi inquina paga, questo sempre se la Cassazione dovesse confermare le responsabilità del colosso energetico. Finalmente noi abbiamo detto evviva, perché evidentemente hanno preso un grandissimo abbaglio, specialmente i colleghi dei 5 Stelle e del Partito Democratico, che invece erano per procrastinare l'intervento, per dare manforte a un'attività del governo sbagliata, ossia quella di non dare seguito a una gara d'appalto regolarmente fatta, e che il Consiglio di Stato ha confermato che quella gara deve vedere l'applicazione immediata. Sono milioni di euro stanziati dal loro governo Berlusconi che finalmente vedranno la luce e si ridarà rispetto e decoro a tutto il territorio di Bussi. Cambiamo argomento. La Regione Abruzzo ha promulgato un bando per ricevere i ristori Covid. Potranno farne domanda le partite IVA. Un contributo da 2.000 a 4.000 euro per le partite IVA. La Regione Abruzzo ha lanciato un bando per l'erogazione dei ristori Covid. Il portale sarà attivo già dal 25 giugno, ma le domande potranno essere inoltrate dal 12 luglio al 3 di agosto. È una misura molto importante che si chiama una tantum. Prevediamo dei contributi per le partite IVA e i liberi professionisti che non superano un reddito di 80.000 euro. Va da un contributo dei 2.000 fino a 4.000
in base ai dipendenti. Si tratta di una misura importante che abbiamo voluto mettere in campo in questo periodo di post pandemia, sperando che si possa tornare alla vita normale, per andare incontro a quelle persone che hanno avuto logicamente dei disagi e dei danni a seguito appunto di questa crisi emergenziale sanitaria e non solo. Quindi sicuramente un buon punto di partenza per ripartire, ma sicuramente ne metteremo in campo altre di misure per cercare di mantenere i livelli occupazionali e limitare la perdita dei posti di lavoro. E comunque ci saranno tante iniziative sulla formazione, sugli incentivi dell'assunzione per ridurre l'impatto sociale di questa crisi pandemica. In totale la Giunta regionale ha messo a disposizione circa 4 milioni, ma presto ci saranno ulteriori aiuti, garantisce l'assessore Quaresimale, e i milioni a sostegno delle partite IVA potrebbero diventare 9. Abbiamo fatto già un tavolo, come dicevo in conferenza stampa, ne faremo altri per sentire le parti sociali, per fare un censimento delle richieste lavorative sul territorio, per poi andare a qualificare con la formazione i profili che potranno trovare collocazione nell'ambito lavorativo. Lotta all'evasione, all'elusione, alle frodi e non solo. Sono tanti gli aspetti del bilancio 2020 della Guardia di Finanza analizzati questa mattina all'Aquila in occasione del 247° anniversario della fondazione del Corpo. Operazioni e controlli che hanno dovuto fare i conti con la pandemia da Covid durante quest'ultimo periodo. Vediamo il servizio. In occasione del 247° anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza all'Aquila, le Fiamme Gialle hanno analizzato i numeri delle operazioni del 2020, anno complicato e che ha visto la pandemia innestarsi sulle problematiche quotidiane già presenti sul territorio. 32.667 sono stati i controlli per assicurare il rispetto delle misure di contenimento della pandemia e 2.356 gli interventi per contrastare le infiltrazioni della criminalità economica e organizzata nei vari contesti economici e sociali. Per quanto riguarda la lotta all'evasione, all'elusione e alle frodi fiscali, le azioni dei reparti abruzzesi anche durante il periodo dell'emergenza sanitaria sono state incentrate principalmente sulla qualità dei controlli e sulla selezione dei soggetti da sottoporre ad accertamento. Nel 2020 sono stati scoperti 62 evasori totali, ossia esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciute all'amministrazione finanziaria e 414 lavoratori in nero o irregolari. Sono stati eseguiti inoltre 353 interventi in materia di imposte diretta e di IVA che hanno portato alla denuncia di 306 soggetti, di cui uno arrestato. Il valore dei beni sequestrati per reati in materia di imposte dirette e IVA è di oltre 22 milioni di euro. Nel contrasto agli illeciti doganali sono stati eseguiti da parte dei reparti abruzzesi del Corpo 10 interventi finalizzati a ricostruire la filiera distributiva delle merci illecitamente introdotte sul territorio nazionale, con una particolare attenzione ovviamente ai dispositivi di protezione individuale e agli altri presidi sanitari utilizzati per fronteggiare la pandemia. I controlli e le indagini contro il gioco illegale hanno permesso di irrogare sanzioni per circa 350.000 euro, di denunciare 35 soggetti e di scoprire 20 agenzie clandestine. Tra i controlli in materia di prestazioni sociali agevolate, il Corpo ha realizzato uno specifico dispositivo operativo volto al contrasto dei fenomeni di illecita apprensione del reddito di cittadinanza. In seno al piano operativo finalizzato alla tutela delle regolarità della spesa sanitaria, i reparti abruzzesi hanno portato a termine 9 interventi, segnalando alle procure della Repubblica 13 soggetti. Le frodi scoperte in Abruzzo hanno raggiunto l'ammontare di oltre 610.000 euro, con sequestri a carico dei responsabili di valori e disponibilità per quasi 270.000 euro. Passando al settore degli appalti, il valore delle procedure contrattuali risultate irregolari a seguito dei controlli è stato pari a oltre 59 milioni di euro. In Abruzzo particolare attenzione è stata rivolta alla prevenzione e repressione delle condotte illecite legate alla ricostruzione, sia pubblica sia privata, a seguito dell'evento sismico dell'aprile 2009 e di quello più recente avvenuto nel gennaio del 2017. In tale ambito sono state svolte indagini e controlli per un totale di circa 15 milioni di euro di appalti, con un danno erariale totale accertato pare a oltre 800.000 euro. Le persone denunciate in materia di appalti, corruzione e altri delitti contro la pubblica amministrazione sono state 96, di cui 14 tratte in arresto. Sul fronte della tutela del mercato dei capitali, l'impegno si è concretizzato nel sequestro di beni per un valore di circa 1.200.000 euro,
a seguito di 30 interventi in materia di riciclaggio e autoriciclaggio. Le persone denunciate sono state 45, di cui 2 tratte in arresto. In applicazione della normativa antimafia da parte delle Fiamme Gialle abruzzesi sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 150 soggetti, mentre i provvedimenti di sequestro e confisca eseguiti hanno raggiunto complessivamente la quota di circa 18.500.000 euro. Voltiamo pagina. ITAS, Mutua e Banco Alimentare Abruzzo uniscono le forze per aiutare le persone più in difficoltà. Saranno infatti sostenute attività equivalenti a 280.000 pasti per le persone bisognose. Il servizio. Il ringraziamento grande che faccio al Banco Alimentare Abruzzo è quello di metterci nelle condizioni di essere migliori. Noi siamo una compagnia di assicurazione, siamo una delle 2 mutue assicuratrici che operano nel settore assicurativo in Italia, ma è con queste attività, ecco, la vicinanza a queste attività, quelle come dire, sociali, relazionali, che sono tipiche del Banco Alimentare e della realtà abruzzese, una realtà molto importante, che noi possiamo tentare di dare come dire, sfogo a quelle che sono le finalità vere della nostra azienda, che ha nel suo DNA la mutualità, che ha nel suo DNA la relazione, che ha nel suo DNA quel gioco di squadra, quel gioco di comunità che permette di realizzare obiettivi molto importanti. Quindi per me essere qui oggi è un motivo di grande orgoglio, di soddisfazione, e confermo che questo messaggio sarà veicolato all'interno di tutte le nostre strutture, della nostra realtà, e speriamo che ci possa essere un futuro che ci metta nelle condizioni di poter far come dire, lievitare questo piccolo contributo che oggi destiniamo a Banco Alimentare Abruzzo, per poterlo far diventare un progetto importante, magari anche uscendo dai confini dell'Abruzzo e portandolo anche a livello nazionale. Quando due realtà come il gruppo ITAS e il Banco Alimentare dell'Abruzzo si incontrano, è inevitabile che nascano grandi cose che nascono grazie all'incontro innanzitutto tra persone, perché la vera solidarietà nasce all'interno di una relazione, relazione che oggi inizia appunto con i nostri nuovi compagni di banco, il gruppo ITAS, che li ha visti protagonisti in un gesto concreto di una donazione, ma che ci vedrà insieme durante tutto l'anno in un percorso di sensibilizzazione e di accompagnamento al territorio nella crescita della consapevolezza della lotta allo spreco e dell'aiuto alla povertà. In particolare con loro avremo la possibilità di entrare nelle scuole e continuare quest'opera educativa di sensibilizzazione sul tema dello spreco, per poi vederli protagonisti in quella che è l'evento per eccellenza della carità in Italia, cioè la colletta nazionale. Quindi ringraziamo oggi questo inizio di relazione, ringraziamo in particolar modo quindi il gruppo ITAS, perché questo percorso possa essere esemplificativo per la nostra regione, ma soprattutto per tutto il territorio nazionale. 23 comuni del cratere sismico del centro Italia ospiteranno il Festival Abruzzo dal Vivo, durante il quale si potrà assistere a tanti spettacoli suggestivi tra le numerose bellezze del patrimonio naturale abruzzese. Più di 300 artisti, supportati da oltre 200 maestranze, animeranno 2 mesi di spettacoli e il Festival Abruzzo dal Vivo, organizzato sinergicamente da 23 comuni del cratere del terremoto del centro Italia, in convenzione con Ars Abruzzo. Da Ludovico Einaudi a Gianna Nannini, da Massimo Ranieri allo Stato Sociale, gli artisti si esibiranno nelle suggestive cornici del Parco Nazionale del Gran Sasso. La cultura rappresenta ancora una volta il volano per ripartire dopo la pandemia e dopo il terremoto. Quest'anno Abruzzo dal Vivo riparte, il 10 di luglio iniziamo con i primi spettacoli, 60 eventi tutti copiosi e corposi, personaggi eccezionali, Einaudi a Campotosto, la Nannini a Piano Roseto, ma quest'anno Abruzzo dal Vivo si pone altri obiettivi, oltre al rilancio culturale, il rilancio dei territori, ma dare l'economia a quelle strutture importanti, i service tecnici che troppo hanno sofferto, quindi abbiamo firmato anche un protocollo con l'ARS, con Carlo Volpi in qualità di presidente, ma soprattutto
soprattutto attenzione alle famiglie che sono state troppo tempo dentro casa, quindi eventi, manifestazioni a go-go che si fanno nello scenario, nel palcoscenico più ambientale possibile, lascio immaginare Naudi al lago di Campotosto alle 18 di sera con il tramonto, insomma è l'invito che fa il sindaco capofila dei 23 comuni per venire ad osservare il festival Abruzzo da Vivo. Il 2 e 3 luglio prossimi si svolgerà a Teramo il meeting internazionale Scienza per la Pace, due giornate di incontri con scienziati provenienti da tutto il mondo. Ad aprire i lavori interverranno il ministro della ricerca Maria Cristina Messa e il professore Antonino Zichichi. Si tratta di un'iniziativa organizzata dalla diocesi di Teramo Atri e dall'Università di Teramo. Tania Bonici Castelli. Rilanciare la figura dello scienziato perché gli uomini di scienza sono uomini di pace. E questo è il messaggio che sarà dibattuto da importanti rappresentanti della scienza nel mondo nel meeting internazionale del 2 e 3 luglio nell'Aula Magna dell'Università di Teramo e al Santuario di San Gabriele di Isola del Gran Sasso. Un'iniziativa questa della Diocesi di Teramo Atri e dell'Ateneo Teramano, in collaborazione con le altre università abruzzesi, la Pontificia Accademia delle Scienze e il MIUR. Dopo il videomessaggio di Papa Francesco, ad aprire i lavori in presenza saranno il ministro dell'Università Maria Cristina Messa e Monsignor Dario Viganò. La scienza ha una grande responsabilità per favorire quel tessuto di umiltà, perché chi conosce è umile, non ha bisogno di essere superiore, di sentirsi superiore agli altri, perché la conoscenza è un frutto dell'impegno personale e anche per noi credenti anche gloria della provvidenza. Perché molte volte non tutto possiamo conoscere e dunque ogni tentativo, ogni risultato della ricerca è davvero un grande servizio per gli altri, ciò che da un po' di tempo, seguendo l'indicazione di Paolo VI, chiamiamo carità intellettuale. Chi fa ricerca fa carità. Al meeting internazionale della scienza per la pace parteciperanno tra gli altri i presidenti dei maggiori centri di ricerca italiani e il professor Antonino Zichichi, attuale presidente della Federazione Mondiale degli Scienziati, al quale sarà conferita l'onorificenza di Guido II degli Abruzzini. Quando la scienza si occupa anche dell'uomo e di tutte le problematiche legate all'uomo e alla società, come ad esempio la pace, insomma, è sempre uno scopo molto alto della scienza stessa. Sì, un meeting molto importante anche per, come collocazione, perché spero che rappresenti anche un segnale di passaggio dopo la pandemia, insomma, ad un ritorno graduale alla normalità. È un meeting rivolto fondamentalmente ai giovani che, come dice giustamente il nostro Vescovo, che ringrazio sempre ma anche e soprattutto per questo, non devono aver paura della conoscenza, anzi i nostri ragazzi devono aver paura dell'ignoranza. Papa Francesco ricorda spesso quanto sia indispensabile conoscere la realtà che ci circonda e sprona uomini e donne ad impegnarsi nella ricerca, perché la conoscenza non va confusa con l'innovazione tecnologica. E ora allo sport con il calcio, ore di lavoro in casa Teramo per capire i margini economici di un'eventuale iscrizione al campionato di Serie C. Contatti da parte del presidente Iachini con il tempo che però stringe. Vediamo. Ancora poco tempo e poi il nodo iscrizione in casa Teramo sarà risolto. Tutto dipenderà dalla possibilità per il presidente Iachini di trovare le risorse per chiudere la stagione passata e le relative pendenze e poi eventualmente iniziare il percorso per quella successiva. Tutto si basa su questo e sono giorni e ore abbastanza frenetiche per il massimo dirigente biancorosso, anche considerando che le operazioni con il mondo bancario, fatto salvo lunedì 28, l'ultimo utile per l'iscrizione, vanno messe a punto almeno entro venerdì, prima del fine settimana, o al massimo proprio lunedì. La cosa certa è che al di là della calma apparente si lavora a fari spenti nell'attesa di capire se ci sono i margini oppure no per non perdere il professionismo, perdita che sarebbe un vulnus gravissimo dopo i tanti anni passati in Lega Pro. Pare che Iachini questi giorni li stia passando cercando di comprendere i confini della questione dal punto di vista economico e sembra abbia avuto anche qualche contatto telefonico in questo senso. Allo stato attuale non è dato sapere se si trovi o meno a buon punto, mentre la tifoseria organizzata proprio lunedì si ritroverà
resterà unita e compatta per difendere la squadra, che l'iscrizione ci sia o meno, e chiedere all'attuale presidente di farsi da parte. In ogni caso, la mattinata di ieri ha visto parecchi striscioni affissi in alcuni luoghi simbolo del calcio biancorosso. Non è passata inosservata infatti la linea di Iachini, che anche stavolta, come fu nell'estate 2020, minaccia di non iscrivere il Teramo al campionato di Serie C. Strategia attuata l'anno scorso, ma che ripetuta stavolta ha suscitato la netta reazione delle varie componenti del tifo cittadino, che adesso chiedono un passo indietro al presidente, comunque vadano le cose. 12 mesi fa non c'era stato il comunicato, non era stata dichiarata conclusa l'esperienza societaria, mancavano dunque tasselli fondamentali rispetto a quello a cui si è assistito questa volta. La situazione sembra molto più seria, ma comunque in caso di buon esito, il Teramo dovrà ricominciare la costruzione di buona parte della struttura sportiva per affrontare l'annata. Manca l'allenatore che dovrà sostituire Massimo Paci, bisognerebbe rinnovare il direttore sportivo o, in caso di mancato rinnovo, trovare l'erede di Sandro Federico e poi in poche ore, e ammesso che non si siano già accasati altrove, provare a trattenere entro il 30 gli elementi in organico che serviranno al nuovo progetto sportivo, che sarà in ogni caso con costi decisamente più contenuti di quelli attuali, che già avevano subito una sforbiciata decisa l'estate passata. Quella 2020 sembrava una stagione caldissima, nulla a che vedere però con questa, che anche dal punto di vista del rapporto dirigenza-tifoseria è davvero bollente. Oggi pomeriggio le due semifinali playoff in Serie D, con il Notaresco che affronterà in casa il Matese e il Pineto che se la dovrà vedere con la Cinzia Albalonga. Per il centrocampista azzurro biancazzurro Lorenzo Paoli conterà più l'aspetto mentale che quello fisico dopo una stagione sicuramente travagliata. Vediamo. Che siamo arrivati anche un po' in debito, la stagione è stata lunghissima, giocare con questo caldo non è facile, quindi in questo momento anche a livello proprio energetico e organico è veramente difficile, quindi in questo momento il cuore conta forse più di testa e gambe, e noi mercoledì ci auguriamo di avere un cuore veramente grande. Sì, forse pensavamo di essere in controllo e in due minuti ci si è un pochino rovesciato il mondo addosso, poi fortunatamente Francesco è stato bravo a trovare il gol che ha risolto un pochino la situazione, in modo da ottenere i playoff e da ottenerli in terza posizione, cosa che non era scontata per niente, quindi era un pochino l'obiettivo delle ultime settimane, quelle di cercare di agguantare il terzo posto in modo da poter giocare in casa al playoff. È una squadra completa che ha una grande caratura tecnica, ottime individualità e veniamo da due confronti entrambi pareggiati sia in casa che là da loro, quindi sicuramente sarà una partita equilibrata e bisognerà essere molto molto bravi a concedere poco e a dare poco spazio a quei giocatori che possono trovare la giocata in ogni momento, come possono essere D'Agostino e Cardella. No, è chiaro che è una partita importante, è una partita che poi è da dentro fuori, quindi già suscita tensione di per sé e si è anche a fine anno, quindi non è facile gestire un po' le emozioni e le energie, però sicuramente non dovremo snaturarci, non dovremo guardare troppo all'avversario, ma dobbiamo essere il Pineto, quello che nelle ultime partite comunque sia sempre imposto il suo gioco, il suo ritmo e fare la nostra partita, soprattutto esaltando le nostre qualità e il nostro modo di stare in campo. Beh sì, fondamentalmente dai, si lavora una stagione per poi arrivare al traguardo finale, ai playoff, anche se in Serie D non decretano proprio una promozione o comunque sia un posto in Serie C, è comunque bello poter dire e poter avere la possibilità di poterlo vincere. E questa era la nostra ultima notizia, tutti quanti i servizi sono disponibili sul nostro canale YouTube e sul sito tv6.it. L'informazione tornerà questa sera alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.